Lo scopriremo in un secondo capitolo che cazzo succede alla fine. Ma no. Ma non è vero. Ma che cazzo vuol Finito. dire? No. Allora, a una certa l'omicidio è una roba futura e dovrà farlo. Avevi ragione tu a un certo momento, no? Quando aveva detto dovrà farlo lei, no? Ti dice, magari lo fa lei. Però a una certa, vabbè, lei si rifiuta di ammazzare sua sorella e dice, visto che lui li consuma tutti, dici sono più potente, tu hai bisogno di me. Quindi se mi faccio fuori tu Cioè, che è un non ragionamento del vuoi. cazzo, perché lui comunque poi non è che se allora si fa fuori l'ospite più potente, allora poi smette di cercarne altri e scannare altra Volendo, gente. sì, però magari lui ambisce lei, no? Vabbè, ma che cazzo Infatti, vuol poi dire? alla fine c'è tutto quel discorso tipo, ma te, ma lui, ma io se te, devi, non puoi salvare tutti, e premi il grilletto in qualche modo non si capisce contro chi, alla fine. E poi uno sembra uscire, prendere l'orologio che era il regalo, che, quello lì è Thomas fondamentalmente per me che è uscito da qualche parte. Ma raga, ma stai scherzando? Però raga, così no. Allora, io adesso devo cercare qualcosa. No, ma se lo faranno un secondo, perché poi magari. Allora, stai calmo. The medium ending explained. Perché mi incazzo. Perché è un finale proprio del cazzo. Il controverso finale di The Medium. Un medium come una nave adatta per raggiungere il mondo esterno, quindi gli serve lei per andare via. Da lì. Sì, vabbè, ma che c'entra? Cioè, lui Cioè comunque lui può. rimarrebbe sempre al Niwa, capito? Ma siamo sicuri Invece che lei. rimarrebbe sempre al Niwa? In base a cosa rimarrebbe sempre al Niwa? Lui rimarrebbe. Cioè, lui. Esatto, come ha impossessato altra gente finora? Liliana Super in 12 la vita il gioco diventa nero quando è. Infatti, dopo lo spirito di Thomas viene mostrato mentre lascia il Niwa Resort. Ah, quello. Ah. Le tante domande sul finale di. Cioè, Pensa a mancano te, le troppi do. pezzi. Ma Manca poi troppi. guarda, le Dimmi. domande che ci lascia il finale sono tante. Marianne si è suicidata, oppure ha ucciso Lilian, oppure nessuna delle due. Sta ai giocatori a decidere. Il fatto che Thomas sia stato visto lasciare il resort implica che lo sviluppatore Blooper Team potrebbe avere idee per un sequel. Potrebbe Thomas essere il personaggio principale di un sequel di The Medium. O forse Marianne potrebbe sopravvivere all'incontro finale dopo tutto. Blooper Team non ha ancora lasciato indicazioni. Ma è possibile che se il gioco avrà successo ci potrà essere un seguito. E niente, praticamente non. In realtà non. Cioè, non viene spiegato niente. Io adesso sono anche andato a vedere tra gente su Reddit, gente post in inglese. Ma raga, raga, niente. Cioè, esattamente come l'abbiamo capito noi. Cioè, si dà per scontato che tramite il suicidio il demone non abbia più scopo in questo mondo. Però è una teoria fallimentare. L'unica maniera di levare il demone era ammazzare l'altra, per quanto faccia dispiacere. E questo finale aperto così non è utile a niente. Cioè, sì, non sappiamo a chi ha sparato, non sappiamo se il demone c'è ancora. E poi? E comunque non hanno spiegato ancora un sacco di cose. Sì, hanno confermato che il massacro è successo dopo che ha fatto il patto col demone. Ma il tizio che l'ha liberato, come l'ha liberato? Non si sa. La tizia che ha massacrato, come ha massacrato? Non si sa. Mancano troppi pezzi. Qua per adesso non hanno. Boh. È finito il gioco, Beppe? Sì, però non hanno. Cioè, non ho capito se loro vogliono andare avanti. Cioè, cioè, è un finale un po' del cazzo, no? Però se tu mi dici il secondo è già in sviluppo, dici vabbè, uscirà, vediamo dove cazzo. Invece così sembra che boh, vediamo se fa successo, se no rimane a interpretazione dei giocatori, ma. Cioè, pure ad esempio, come si chiama? Alan Wake finisce un po' così, però almeno è chiaro. Alan Cioè, Wake mi sembrava più chiaro, nel no, senso. è più chiaro, ti lascia con sta roba che lui. E vabbè, non faccio adesso, però non facciamo spoiler su Alan Wake, che poi magari c'è qualcuno Allora che. taglialo, taglialo, taglialo. Però, boh. Tanto per adesso non possiamo farci niente perché io scrivo The Medium 2 su Google non appare né un delle news né No, niente. no, no, boh, ma è proprio solo andata così. Per il momento, The Medium sequel, vediamo. The Medium, nessun DLC in programma.
Cioè, boh, vabbè, qua si è frizzato lo sfondo addirittura, vabbè. The Medium, le vendite superano ogni aspettativa, recuperati i costi di sviluppo. Questo qui, boh, Vabbè. questo qui può andare bene. Però, raga. Cioè. Boh, non so come se la vogliono studiare il prossimo, perché bisogna vedere che cosa succede poi dopo. Adesso è come se abbiamo visto il finale di una serie TV che ti lascia 3.000 domande, dici quindi? Così? Come il finale Ma però devi capire che è un finale stupido. sì, Perché no, si ok. no, perché si basa su una premessa stupida. Se l'unica maniera di mandare via il mostro è ammazzare quelle, tu dici no, allora mi Sì, ammazzo devi. io, ti faccio un dispetto, però il mostro rimane, però gli ho fatto un dispetto. È forzata. Cioè è una troiata. È forzata perché lui e lei dovevano fare una scena in cui tu devi premere R2 e farlo. E punto. Cioè R2 lo sparo. Piuttosto lasciami la scelta, cioè almeno ha più senso farlo, mi lasci la scelta. Invece loro hanno detto no, come se quasi lei per principio non voleva dargliela vinta a Fauci e dire no, volendocene un'altra. Tu hai bisogno di un medium potente perché non trovi gente potente come me. E lui Sì, ma non è interpreteggia. vero, perché la prossima volta che qualsiasi cristiano va lì a ristrutturarsi il posto, va lì a fare un'escursione, questo comunque ha il potere di impossessarlo e scannare i cristiani. Poi che possa impossessarlo solo per poco tempo, siamo d'accordo, ma comunque non, cioè, questa cosa qua non lo ferma. No, non lo ferma, però lì davanti hai la possibilità di stare con un involucro della Madonna. Sì, è vero che lui potrebbe vivere di impossessandosi tutti i visitatori, ma lì davanti hai il concetto del Super Saiyan dei medium. Cioè, lei dice io con lei non avrei più problemi. Poi certo, lui dice vabbè, l'ha fatti fuori, ma che cazzo me ne frega, io mi succhio tutta la gente che viene qua ed è andata Beh, così. capito. Poi vabbè, allora, intanto indirettamente è stata spiegata tristezza, perché è una roba che mi stava facendo incazzare. Ah, vabbè, ma allora tristezza gli fa, se non è lo spirito de, che cazzo è? Allora, quello che la paraculata è che dicono, vabbè, i vari medium hanno poteri che si manifestano in maniera differente. Sì. Però capisci che, boh, questa qua, caso strano, la sua controparte spirituale rimane bambina e, caso strano, ha anche in faccia la stessa maschera dei morti. A Sì, esatto. differenza degli altri medium. Mi sembra una mezza paraculata, solo perché così tu all'inizio pensi che sia lo spirito e poi in realtà è la controparte spirituale di questa. Però mi avete rotto i coglioni. Non lo so, ma gli fa, gli fa. C'erano mille modi di farla meglio. Anche perché, ripeto, non è un finale sta roba qua. Sta No, no. roba qua è, sai cosa? Tronchiamo e poi vediamo. Facciamo un finale aperto che non è un finale. E vediamo. Anche perché poi dopo ti di coda vedi Thomas che effettivamente nasce il Niwa, prende l'orologio da terra e se ne va. Dove cazzo vai? Sicuramente se farà un secondo capitolo ovviamente si riprenderà da questa scena. E bisogna vedere chi. Dove voglio andare a parare? Perché poi Boh. magari lei gli spara, eh? Poi magari lei con la frase di Thomas che gli ha detto non puoi salvare tutti, lei in quel momento si decide e spara lei. E fa fuori Fauci, eh. Ma vabbè, ma anche lì, ma non puoi salvare tutti, ma si parla degli altri, ma cosa vuol dire? Non puoi salvare tutti. Ah, va bene, allora qua mi sparo un colpo in bocca. No, 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 spari lo spari alla, magari poi spara lei, spara alla sorella. Perché ad un certo punto va in confusione. È in confusione. Anche lì, sta scena finale col mal di testa e poi si vede. Boh. Sì, molto, molto lince. Sembra un po' fatta a cazzo di cane, Lynch. Non è Lynch. Ma a te che voto gli dai a sto gioco? Non lo so perché adesso sono un po' innervosito dal fatto che non ho una fine. Cioè, anche se fosse stata una fine a metà, cioè non è un finale questo. Questo qui è tipo quando ti finisci un capitolo in un gioco, tanto sai che c'è il secondo, ma nello stesso gioco, capito? Esatto. Capito? Cioè, è quando tu finisci un capitolo Tipo in i giochi qualsiasi della gioco. Telltale. Esatto, no? Finisci un gioco della Telltale. Il gioco della Telltale di solito ha 5 capitoli. Come se fosse finito il primo capitolo e poi tanto sai che c'è il secondo. E boh, invece quando è chiuso con. Va bene, è andata così, boh. Sono un po' innervosito. Perché non è che c'è un finale, non c'è un finale qua. Cioè, non si risolve la storia del primo capitolo e poi dici che ti do l'incipit per il secondo. Si tronca a metà perché ancora non sappiamo bene, cioè. Fauci non si sa se è vivo o morto, perché dipende dalla scelta che fai. Esatto. Lui, Thomas, piglia e va via dal Niwa. Boh, cioè, boh.
sarebbe da scrivere a Bluebert Indie: senti, ma il secondo dovete rilasciarlo, perché non mi cazzo. Perché se avessi letto adesso notizie su Google del tipo The Medium 2 annunciato esce il prossimo anno, mi girerebbe i coglioni lo stesso, ma sarei però più tranquillo dicendo ok, il gioco va avanti. Mi dispiacerebbe molto se il gioco è a discrezione del giocatore, è ragionata da tu alla fine. E che cazzo vuol dire? Allora vi do io un finale. Ma secondo me Eric lei ha sparato alla sorella. Cioè, se poi deve finire così. E Solo poi perché il qua gioco. uno somma tutte le cose, capito? Nel senso, il gioco comunque non è esente da difetti, perché è No. palesemente un gioco con un sacco di difetti, come Ma diceva sì. Cesco, sviluppato da, vabbè, non facciamo il nome, però Sì. sviluppato da vabbè, da Giovanni. A Però, nel senso, livello di sceneggiatura era molto promettente. a livello di sceneggiatura è promettente, ma se me lo fai finire così, ma io allora che valutazione devo dare al gioco nella mia Ma testa? perché Cioè, il dico. gioco non puoi dargli una valutazione perché sembra monco. Capito? Cioè, se io valuto questo qua è chiaramente The Medium Episodio 1. Cioè, se io valuto Esatto. l'esperienza nella mia tesca, dico, vabbè, fa. E poi. Cioè, non posso. Esatto. Come do una valutazione a una roba incompiuta? Questo non è un finale aperto, è un finale monco. È un finale dove non è un finale. Mancano dei pezzi. Che poi magari questo cazzo di studio c'ha tutta la storia scritta e quindi poi magari col secondo capitolo ti rispondono a tutto, però per me dovevano strutturarselo meglio, o magari, io spero di no, questi qui hanno detto sai cosa, The Medium è andata così tanto, ha venduto poco, si è aumentato dei costi, ma il finale è così, mi girerebbero più i coglioni. Perché se tu mi dici, ripeto, se io leggevo adesso su Google, ha annunciato il secondo, uscirà il prossimo anno, dici vabbè sì, chiaramente, a livello tecnico ha dei difetti la Madonna, perché su PS5 io non voglio più vedere determinate cose. Cioè, se tu mi fai un gioco per PS5, No, sta non cosa ci deve deve essere un. finire, sta cosa deve finire. Non deve esserci un caricamento, perché oramai non c'è un caricamento, ma manco a pregarlo su PS5 c'è un caricamento oramai. E ci sono caricamenti, cali di frame allucinanti, cioè proprio non va neanche a 60. Quindi a livello tecnico diciamo che non si sono impegnati troppo. A livello di sceneggiatura c'era del potenziale, ma non l'hanno sfruttato perché alla fine l'hanno andata così. Non c'è un voto in realtà, perché da una parte non sono scontento, perché mi è piaciuta la storia che hanno Ma tirato anche a me, fuori. perché io poi ero investito nella storia, ero lì che no, vabbè, devo capire, devo fare. La storia a me è piaciuta. Però E che gli ultimi 10 manca dei minuti pezzi. non sono stati chiari. È una storia con dei pezzi che mancano. Che Cioè, io non posso sono. anche ricostruirmela io in testa, mi sta bene, però allora falla in maniera che sia ricostruibile, non è interpretazione. Perché qua leggo finale interpretazione di Blooper Team, cioè Che tipo fate fa? voi. Fate voi. Ma se secondo me te ne sbatti il cazzo, il finale se lo fanno loro. Tanto oramai il gioco l'abbiamo fatto. Adesso Ciccio, pensaci te, cammina con le tue gambe. Il finale te lo fai te. Vediamo, Blooper Team annuncia 3 progetti in uscita breve. Io devo leggere che cazzo sono. Niente, praticamente dopo il buon successo di The Medium, dunque Blooper Team torna, stanno facendo la Gears of Fear adesso. Cioè, allora fondamentalmente è stato un buon successo, quindi io non penso che ci siano Capito? The Medium. Medium ha avuto successo, allora facciamo la Air Sofia. La sceneggiatura io non la boccio perché non è male. La sceneggiatura a me è piaciuta. E hanno cannato proprio nel finale, cannato nel senso che non hanno dato un finale, perché qua c'è un altro, va interpretazione, ma che cazzo vuol dire? Sei giocatori a decidere. Ma che cazzo dici? Ma lei si è suicidata oppure ha ucciso Liliano? Oppure nessuna delle due? Stai giocando a decidere. Il fatto che Thomas sia stato visto lasciare il resort implica che lo sviluppatore Blooper Team potrebbe avere idee per il sequel di The Medium. È vero, effettivamente ci hanno dato. Allora, non ci fosse stato lui che andava via dal Niwa, cioè finiva così, uno si spaventava di più. Effettivamente c'è una scena dopo i titoli di coda e fa vedere che questo se ne va dal Niwa. Che poi il Thomas spirito che se ne va, perché noi Thomas in realtà ha detto che non sente più la E dove cazzo è finito? presenza. Quindi il padre, boh, chissà dov'è. Sono tutte domande che risponderanno in un eventuale secondo capitolo, solo che l'hanno fatto un po' male il finale, dovevano farlo in modo diverso, strutturarselo meglio. Come potevi strutturarlo? Che tu arrivavi al molo, parlavi con lei, o compivi già la scelta sicuramente ti davi già la scelta se ammazzare lei o ammazzarti tu. Con due finali. E poi facevi
come facevamo fatto magari Capcom con il 7, con Resident Evil 7, dove Sì, poi c'era un finale esatto. canonico Sì. e un finale non Cioè, canonico. nell'eventuale sequel, Si prende il finale nel canonico finale della canonico. scena. Almeno chiudevi questa parte del Niwa, capito? Invece così la parte del Niwa è ancora tutta aperta, perché non Oppure si mi sa. davi, ecco, sai cosa potevi fare? Potevi lasciare a libera interpretazione solo le scene post. A Sì. seconda della scelta fatta, c'era una scena post di differente. Quindi, se mi ammazzavo io, vedevo che usciva fuori, là che l'altro si raccoglieva l'orologio e se andava dal Niwa. Se no, se facevo quello, succedeva altro. Ma non lo so. Mi lasci in interpretazione le scene post-credit e mi fai vedere però qualcosa, che succeda qualcosa di qua. Invece niente, il nulla cosmico. Boh, è stato un dispiacere, raga. E Andata così. dispiacere perché il gioco prometteva, lasciando perdere il comparto tecnico, la sceneggiatura non è male. Cioè, fosse stata una merda dall'inizio alla fine, ti dico, vabbè, Resident Evil è stata una merda, dispiacere fino a un certo punto, dici. Invece in realtà si è perso negli ultimi 5 minuti. Cioè, è perso perché poi magari il secondo esce fuori una roba, Eric, magari iniziamo. Ci risponde a tutto, succede di tutto, dici bomba, eccetera, però devi ammazzarli lo stesso. Oppure poi magari il secondo inizia con tu che devi fare la scelta e poi li ammazziamo però. Cioè se tu il secondo me lo fai iniziare con premi Glidletto, poi ammazzati. Non Cioè penso che cazzo ci. proprio. Non penso proprio. Prometti fa vedere che cosa ha scelto lei. Per me partirà da quel modo. Ma sempre se ci sarà mai un secondo. Ma sembrerebbe di. Sembrerebbe che con le. La scena del post credit l'hanno messa. Di soldi ci sono rientrati. Adesso faranno la Lies of Fear, poi penso che il prossimo anno per me lo annunceranno. So che cazzo si ricorda più fra 2 anni, che cazzo. Ma è. Vabbè. Andata così.